Per entrare ancora di più nel mondo africano, il museo ha diviso in sezioni la sua esposizione. Ogni sezione indicata con un colore rappresenta un aspetto tematico diverso. Per iniziare, vi è la sezione di colore verde, che rappresenta il ciclo della vita, la nascita, l'infanzia, l'iniziazione al mondo adulto, il matrimonio, il potere, l'organizzazione sociale, l'anzianità e infine gli antenati. La seconda sezione è quella di colore giallo, che rappresenta l'arte del quotidiano, illustrata attraverso gli oggetti di cultura materiale, come contenitori, recipienti, seggie, poggiatesta, pettini, ornamenti di bellezza e di servizio. La terza sezione è quella di colore arancio, che rappresenta le maschere, uno dei mezzi con cui attrarre la forza sovrannaturale degli spiriti per porla al servizio del gruppo sociale. La quarta sezione è il Tukul, luogo dell'incontro comunitario, dove i visitatori possono sentirsi raccolti da una struttura molto accogliente e particolare. La quinta sezione è quella di colore grigio, caratterizzata dalla musica, una delle più rilevanti espressioni artistiche della cultura africana. La sesta sezione è quella di colore rosso, rappresentanti le religioni tradizionali africane, caratterizzate dalla varietà di esperienze, una per ogni popolazione. La settima sezione è quella dei Comboni, una sezione di ringraziamento a San Daniele Comboni e i Comboniani, ai quali si deve l'apertura del Museo Africano. L'ottava e ultima sezione è quella sulla Fondazione Nigrizia, la quale si occupa di promuovere le riviste Nigrizia e PM.